Ciao a tutti, questa è una cellula animale, o meglio, il plastico di una cellula animale. Come si può vedere, questa cellula è avvolta da una membrana plasmatica, che è una struttura semipermeabile che permette gli scambi di sostanze tra il citoplasma e l'esterno. Ora andiamo ad osservare tutti gli organuli. Prima c'è il nucleo, che contiene il DNA della cellula. All'interno del nucleo vi è un nucleolo, che è una zona di alta concentrazione di DNA, RNA e alcune proteine. Come si può vedere inoltre, sopra il nucleo ci sono dei pori nucleari che consentono gli scambi tra l'interno del nucleo e il citoplasma. Poi andiamo a vedere gli altri organuli. Questi sono i mitocondri. I mitocondri, bruciando il glucosio, fanno respirazione cellulare, con cui producono a piccole dosi energia. Inoltre, i mitocondri hanno un particolare tipo di DNA, chiamato DNA mitocondriale. Un altro organulo sono i centrioli, che servono per la riproduzione della cellula. Poi c'è l'apparato di Golgi, che è un apparato formato da vescicole appiattite che serve per lo smistamento delle sostanze, quindi per decidere se poi andranno nel citoplasma oppure fuori dalla cellula all'esterno. Questi sono i lisosomi e contengono enzimi digestivi, quindi servono per la pulizia della cellula. Questo è il reticolo endoplasmatico, il reticolo endoplasmatico liscio quando non ci sono i ribosomi, ruvido quando ci sono i ribosomi. Il reticolo endoplasmatico, serve al trasporto delle sostanze. Questi, attaccati al reticolo endoplasmatico ruvido, sono i ribosomi, che servono alla costruzione di proteine, secondo gli ordini del DNA. Ciao!